Una petizione rivolta al ministro Speranza per chiedere la riapertura dell'ospedale civile di Agropoli. È questa l'iniziativa partita da Claudia Costa, una giovane donna che studia presso la facoltà di medicina dell'Università Federico II di Napoli. Il 18 settembre scorso si è consumata una tragedia. Un ragazzo di soli 15 anni è morto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nella città di Castellabate. I soccorsi sono immediatamente arrivati sul posto, ma il pronto soccorso più vicino era a Vallo della Lucania, a circa 50 km di distanza e con un tragitto durato circa 50 minuti. Forse avrebbe potuto avere una possibilità se il tempo di percorrenza fosse stato minore o se i soccorsi fossero partiti prima, ma ad oggi non ci sono risposte, resta solo tanto dolore per una giovane vita spezzata. Non è possibile descrivere il dolore di un padre, della sua famiglia e dei suoi cari per la perdita del bene più prezioso, il proprio figlio. Non è possibile descrivere il dolore di un padre, della sua famiglia e dei suoi cari per la perdita del bene più prezioso, il proprio figlio. È troppo, non è sopportabile, non può e non potrà mai essere sopportata la perdita di un figlio, mai. C'è solo una cosa che può rendere più sopportabile questo dolore: far sì che non sia stata una morte inutile, che sia servita a qualcosa. E a cosa potrebbe essere servita? A far sì di decidere che le istituzioni rendano i soccorsi più accessibili, più mirati, più presenti. Sono queste le dolorose e composte parole del padre della giovanissima vittima, scritte in una lettera pubblicata su Facebook. In un luogo strategico per il Cilento, con una popolazione dei comuni limitrofi di circa 55.000 abitanti che si triplicano almeno nei mesi estivi, è a dir poco assurdo che non ci sia un presidio di primo soccorso. A rendere la cosa ancora più incredibile è che ad Agropoli esiste già una struttura ospedaliera, anche di grandi dimensioni, ma è sottodimensionata e senza pronto soccorso. Pertanto, per la tutela della salute degli abitanti della zona, dei numerosi villeggianti che la popolano durante il periodo estivo ed in memoria del piccolo Tommaso e di tanti altri che hanno perso la vita proprio su queste strade, si chiede l'immediata riapertura del pronto soccorso di Agropoli.